Salve a tutte bellezze e benvenute in questo nuovo vlog. Oggi volevo portarvi con me in una giornata di relax, in una mia tipica pamper routine autunnale. Ultimamente non mi è capitato spesso di prendermi cura di me stessa, è una cosa che mi manca tantissimo, quindi oggi voglio recuperare tutto insieme a voi. Detto ciò, non voglio fare pubblicità occulta alla Benagol, ma mi sono svegliata con un lieve mal di gola, spero che non sia nulla di grave. Sapete, sono anche un po' ipocondriaca, quindi. Prima di preparare il nostro bel bagno caldo, avevo intenzione di fare un impacco ai capelli. In particolare andrò a fare questo impacco di Biopoint Ayurveda, che è un olio impacco appunto a base di estratto di amla, oli essenziali, ylang ylang, bergamotto e arancio amaro. Qui dice di applicarlo sui capelli asciutti e distribuire su tutte le lunghezze, lasciare agire dai 5-10 minuti e poi risciacquare abbondantemente, procedendo con shampoo e maschera. In questo periodo sto perdendo un sacco di capelli, ma veramente tantissimi, raga, non avete idea di quanti capelli perda durante il giorno. È assolutamente normale, soprattutto in questo periodo, perché con il cambio stagione autunnale se ne perdono tantissimi. Infatti, questo è il periodo perfetto per iniziare cure a base di integratori e cure specifiche appunto per la caduta. Ora vado a raccogliere i capelli così a mo' di chignon. Ok. E per far penetrare meglio il mio impacco metto tutto sotto questo asciugamanino in microfibra in modo che si crei un po' l'effetto serra. Forse era meglio una cuffia. Thank you.
per restare in tema Primark, vado a fare questa maschera rimpolpante alla vitamina E a base di papaya. È straimbevuta di prodotto, cioè guardate, ed ecco qui il nostro fantasmino che prende vita. Raga, è congelata. Queste cose sono strapiacevoli tipo d'estate. E calcolate che non l'ho messa in frigorifero, perché per un effetto ancora più rassodante queste maschere andrebbero messe in frigo, ma credo che non sia la stagione adatta per metterle in frigorifero. Credo di avere il viso abbastanza piccolino perché mi avanza sempre un sacco di tessuto. Che dobbiamo aspettare il tempo di pausa, direi di andare a preparare una bella tisana calda, anche perché spero che riesca a togliermi questa congestione nasale che è fastidiosissima. E in una pamper routine che si rispetti non poteva mancare la nostra tisana snellente, proprio effetto sparag. Ora andiamo a rimuovere la maschera dal viso e ora andiamo a massaggiare tutto il residuo della maschera con il nostro rullo di Giada. Io parto dal mento e arrivo fino all'orecchio, vedete, in questo modo, anche per favorire il drenaggio dei liquidi. Poi salgo dall'ala nasale allo zigomo fino alla tempia. Ora andiamo sulla fronte. Ora giriamo il nostro rullo di Giada. Abbiamo la parte un po' più piccolina. Con questa andrò a massaggiare la zona delle rughe nasolabiali e la zona del contorno occhi. Applico sul viso un tonico, questo qui è quello ai fiori rari di L'Oreal, che è a base di rosa e loto riequilibrante, adatto a pelli normali e miste. Io lo vado ad applicare direttamente con le mani per evitare spreco di prodotto e lo vado a picchiettare in questo modo. Come lozione idratante utilizzo questa qui di CeraVe abbinata al detergente che abbiamo già utilizzato prima. E la vado a massaggiare partendo dal collo verso l'alto, così. Infine sulle labbra utilizzo questo lip oil alla pesca, sempre di Primark, e andiamo ad idratare anche le labbra. Oggi ho finito i prodotti della Grow Gorgeous, che ho alternato con altre tipologie di shampoo perché mi piace tantissimo cambiare, e ovviamente a breve nel video dei prodotti finiti del periodo vi farò sapere come mi sono trovata, perché aspettavate questa recensione veramente da tanto. Ora applico qualche goccia di quest'olio di argan della Nashi, che è un trattamento di bellezza per tutti i tipi di capello e si applica proprio su capelli bagnati, un po' come se fosse un termoprotettore. Infatti utilizzerò questo e poi passeremo all'asciugatura. Io adoro, raga, questi prodotti della Nashi, costano un po' ma sono veramente buonissimi e hanno un profumo spettacolare. Tant'è che ho preso anche il profumo per capelli. Ebbene sì, raga, esiste il profumo per capelli. Dopo a piega finita lo mettiamo, ve lo faccio vedere. Ecco qua. E vado a dividere i capelli in sezioni. Ok.
Per l'asciugatore utilizzo la mia spazzola di Revlon One Step, con cui mi trovo veramente benissimo, ormai è quasi un anno che la utilizzo e ancora non la lascio perché ci metto un po' ad asciugarli, ma rispetta il capello, non li rovina e mi piace l'effetto voluminoso che dà ai miei capelli. Proprio appena fatti sono lucidissimi. Poi penso che tutti questi impacchi di oli li abbiano fatto più che bene, sono belli pesanti. Vado a mettere qualche altra goccia di Nashi Argan, proprio poco poco, visto che l'avevo già messo su capelli bagnati, giusto per lucidare ancora di più le lunghezze. Ha un profumo straordinario quest'olio, ne sono veramente innamorata, e poi bello corposo. E ora applico il profumo per capelli che vi dicevo prima, Love Air Mist. La sua formula delicata con olio biologico di argan, pantenolo e vitamina E lascia i capelli morbidi e profumati a lungo senza sporcarli o appesantirli. Io solitamente lo vado ad applicare sui capelli all'attaccatura, proprio alla base del collo, in modo che duri a lungo, sulle lunghezze, anche sulla cute, anzi soprattutto perché la cute emana calore e con il calore si espande tutto il profumo. È il completamento dell'hair care, dà veramente un senso di benessere e leggerezza, non ve lo so spiegare, comunque mi fa stare proprio bene. Ora mi volevo preparare con voi perché stasera vado a cena fuori, quindi ci trucchiamo insieme e poi vediamo anche cosa metterci, non so minimamente che cosa indossare stasera. Mandiamo indietro i capelli con la fascia. Voilà. Raga, in questa camera manca uno specchio, infatti mi sto truccando con lo specchietto della palette della Naked Hair. Intanto applico il mio solito foundation concealer di Astra, il Transformist, che ha una buona coprenza. Lo vado ad applicare come sempre nella zona delle occhiaie e sulle parti che voglio illuminare. E vado ad illuminare la mia beauty blender. La mia beauty blender con l'acqua termale della Roche-Posay. E picchiettiamo. Diciamo che anche se ci sono delle lievi imperfezioni sul viso, non mi dispiacciono, da insomma un look più naturale al tutto. Ripeto, non mi piacciono più i mascheroni, mi piace il trucco leggero, anche perché, ora dicendo una certa età, non voglio dire che sono vecchia, però più passano gli anni più bisogna alleggerirsi, perché altrimenti si rischia di avere l'effetto contrario e quindi di invecchiarsi parecchio con il trucco. Non amo particolarmente truccarmi dopo aver fatto skincare, perché sento la pelle bella pulita. Però dal momento che devo andare a cena fuori va bene il trucco naturale, ma proprio completamente acqua e sapone no. L'importante è che se vi truccate tutti i giorni facciate sempre skincare serale, perché altrimenti intasate tutti i pori della pelle e vi ritrovate con punti neri eccetera. Oddio, cosa è successo? Notifiche. Vado con la mia solita terra, Bahama Mama di The Balm, a fare il mio lieve contouring. Contouring sul nasino. In questo periodo adoro creare dei make-up caldi con le tonalità di questa palette che adoro, che sono tutti sui toni della terra, dell'arancio. Allora, facciamo così, visto che non ho minimamente idea di ciò che metterò stasera, se mettere un vestitino, se mettere un pantalone, non ne ho proprio minimamente idea. Facciamo che in base al trucco che faccio
poi di conseguenza devo abbinare i colori e vediamo che cosa ne verrà fuori. Vado con il mio solito gel di Essence a pettinare le sopracciglia verso l'alto. E ora, continuando con il nostro make-up occhi, ho intenzione di mettere un bel color vaniglia qui alla base, diciamo, nell'angolo interno. E per finire, nell'angolo esterno, vado a sfumare un bel color bronzo. Oddio, raga, io non riesco a vedermi bene, scusatemi. Io sto amando il make-up di Astra, raga. È un make-up low cost, ma come qualità mi sta piacendo molto, molto, molto. Anche più di Kiko e di Essence. Ora, mascara sopra e sotto, il mio Ciglia Sensazionali di Maybelline. Applico il mio Blushing Hearts, ossia illuminante e blush. E lo metto qua nella parte alta dello zigomo. Ormai applico quella che è la mia combo preferita. Un attimo che devo fare la punta alla matita. Ossia questa matita, sempre di Astra, della collezione Pure Beauty. Vedete, dai toni molto naturali, praticamente lo stesso colore delle mie labbra. E il My Gloss Spicy Plumper di Astra, che è un lip gloss a base di peperoncino, caffeina e zenzero. Va a volumizzare le labbra e vi dà proprio l'effetto filler. E questo è l'outfit per la serata, quindi ho indossato questa magliettina un po' elegante, così color caramello. Questo è un colore che io adoro soprattutto nel periodo autunnale, con questa gonnellina Principe di Galles. Non so se riesco a farvi vedere anche le scarpe. Comunque ho indossato questi stivali di camoscio sempre abbinati alla maglietta. E per completare il look, raga, io non posso uscire di casa senza il profumo. Vado con il Good Girl di Carolina Herrera, che è uno dei miei profumi preferiti in assoluto, che sto adorando in questo periodo, perché è un profumo caldo, avvolgente. Comunque, siccome siamo a novembre e ovviamente sera non uscirò a maniche corte, metterò un cappottino sopra. Poi comunque il ristorante è riscaldato, quindi si sta bene anche così. Ma per uscire non vi preoccupate, metterò un bel cappottino. Ovviamente, se volete vedere il proseguo della mia serata, ve lo porto nella prossima night routine, altrimenti questo video durerebbe tantissimo, veramente troppo. Oggi diciamo che ci siamo dedicati insieme alla cura di noi stessi. Io spero veramente che questo video vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto, tenuto compagnia come al solito. Se non siete iscritti al mio canale, mi raccomando, iscrivetevi. Attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i contenuti che escono qui sul mio canale. Se vi va, seguitemi anche su Instagram. E noi, come al solito, ci vediamo qui ogni settimana con nuovi video. Io vi mando un grossissimo bacio. Muah.